È nel segno della prossimità ai cittadini e della dedizione al bene comune e della legalità che questa mattina si è svolta presso la caserma Rebbeggiani di Chieti la celebrazione del 205° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri con una cerimonia unica per le legioni d'Abruzzo e Molise. L'Arma dei Carabinieri nacque il 13 luglio del 1814 con le regie patenti del re Vittorio Emanuele I, che nella riorganizzazione del Regno di Sardegna decise di costituire un corpo di militari scelti per buona condotta e savietà al fine di assicurare la difesa dello Stato, la tutela della pubblica tranquillità e l'osservanza delle leggi. I primi carabinieri a Chieti giunsero nel 1860, occupando inizialmente Palazzo Valignani e impegnandosi in azioni di contrasto al brigantaggio. Nel tempo, l'arma divenne un sicuro riferimento per la collettività a tutela della libertà e della convivenza civile, garantendo il rispetto delle leggi, tanto che oggi, nel 2018, Abruzzo e Molise possono vantare un calo di reati del 4,2%, come dichiarato dal generale di brigata Carlo Cerrina, comandante della Legione Carabinieri per Abruzzo e Molise. L'Arma dei Carabinieri ha ottenuto dei significativi risultati nel contrasto alla criminalità diffusa grazie alla sua capillarità. 228 stazioni carabinieri, di cui in 208 siamo l'unico presidio legalità. E questa prossimità ai cittadini è stata pagante. Noi abbiamo perseguito il 77% dei reati complessivamente denunciati e di quelli scoperti da tutte le forze di polizia il 60,2% sono stati scoperti dall'Arma dei Carabinieri. In Abruzzo e in Molise non ci sono evidenze di radicamento di strutture di solidalizi mafiosi, però sono state registrate delle presenze di criminalità, di personaggi legati alla criminalità, come dimostrano le operazioni di servizio che abbiamo fatto, ad esempio il furto di bancomat con la tecnica cosiddetta della marmotta, oppure il traffico di sostanze stupefacenti, o ancora le rapine fuori sede, in cui si sono evidenziati dei soggetti vicini a organizzazioni criminali che vengono dalla Puglia, dalla Campania o dalla Calabria. Però l'attenzione investigativa è molto alta. Alla cerimonia che ha visto l'assegnazione di riconoscimenti ai militari che si sono distinti in operazioni di tutela della legalità portate a compimento dall'arma, era presente anche il generale Umberto Rocca, medaglia d'oro durante la guerra al terrorismo. Ma è soprattutto ai giovani che l'arma intende comunicare l'importanza del valore della legalità per scommettere su un futuro migliore. Noi andiamo nelle scuole, le scuole vengono da noi, visitano i reparti forestali, visitano i reparti dei carabinieri, parliamo di cultura della legalità ma anche di cultura dell'ambiente. L'investimento sui giovani è l'investimento che paga per il futuro.